Allora, qual è la situazione alla Whirlpool e a che punto è il vostro percorso di lotta? Attualmente non si sa niente, si parla di un bene industriale, che la chiusura dello stabilimento, qua viene logistica, qualcuno viene smistato a Varese, qualcuno viene portato a Napoli, però di concreto ancora non sappiamo niente. Intanto diciamo, si continua a lavorare in fabbrica? Sì, su due turni, il turno centrale, si continua a lavorare, a singhiozzi, però si continua a lavorare. Non si sta scioperando praticamente? Si fa lo sciopero collettivo, però giustamente chi fa la cassa integrale fa una settimana dentro, una settimana fuori e fa lo sciopero. Abbiamo bisogno di trovare le modalità e le forme per provare a far cambiare idea alla multinazionale. Non è semplice, non è facile, dobbiamo evitare che si producano delle divisioni tra i lavoratori nel gruppo e dobbiamo trovare la forma e il modo, che è un importante piano industriale, perché un'azienda, che un gruppo che investe 500 milioni di euro è un fatto importante. Non possiamo accettare che questo penalizzi una regione come la Campania, che tra l'altro è quella che in Italia ha i livelli di disoccupazione più forti. Perché questo piano ad alcuni stabilimenti al nord addirittura gli dice che gli fa fare delle assunzioni, in altri stabilimenti gli dice da voi faccio milioni di pezzi. Quindi il primo problema che noi abbiamo di fronte è proprio quello di evitare che si determini una competizione tra lavoratori. Sul punto di fondo, nonostante gli scioperi, nonostante le mobilitazioni, l'azienda su questo punto ad oggi non ha cambiato idea. Fargliela cambiare e puntare a fargliela cambiare vuol dire avere in testa che dobbiamo mantenere l'unità non solo di Carinaro, di tutto il gruppo. Per poter far cambiare idea a questa azienda è necessario che ci sia un coordinamento anche istituzionale, oltre che sindacale, e anche di ruolo del governo, senza fare furbizie, ma intervenendo concretamente su quello che sta succedendo. Ad oggi la disponibilità, questa è una cosa nuova e va detta, che l'azienda, il gruppo, anche nell'incontro di venerdì ha dato, se la ragioniamo sul piano industriale, sono sostanzialmente due. Una un po' più esplicitata, una che non è ancora stata approfondita ed esplicitata. La cosa in più che ha detto è che è pronta a fare un altro investimento, ha parlato di una nuova famiglia di possibili prodotti, in questo caso di lavatrici, ha detto esplicitamente in questo caso su Napoli, e quindi rafforzando quell'attività e quella realtà, dicendo se la facciamo, e stiamo discutendo di farla, è una nuova linea di prodotto, non è semplicemente un prodotto che viene dall'esterno, è una famiglia di prodotti che non fanno, io poi non me ne intendo, ci spiegheranno cos'è, che sarebbero investimenti aggiuntivi ai 500 milioni annunciati di investimento. Il secondo punto, quando ha detto l'azienda, ho capito che i sindacati non sono d'accordo e non firmeranno un accordo con la chiusura di Carinaro, e l'unica apertura che ha fatto, ma tutta da verificare perché ad oggi così non vuol dire niente o dice molto poco, pronta a valutare quali possibili attività industriali di Whirlpool o di non Whirlpool possono essere affrontate. Allora l'azienda ha tirato fuori un'altra cosa, ha detto cioè che proprio perché intende mantenere l'impegno di non licenziare nessuno nel gruppo fino al 2018, ha dichiarato che in tutto il gruppo, non solo a Carinaro, in tutto il gruppo, lei è disponibile a fare un ragionamento che verifichi quanti sono in tutto il gruppo le persone che possono essere accompagnate alla pensione, che potrebbero essere incentivate, per capire quanti posti di lavoro eventualmente si liberano, si determina, che condizione c'è.